Apre al pubblico e sarà visitabile dal 20 marzo su prenotazione lo studio del pittore Carlo Mattioli, uno dei protagonisti del Novecento italiano. Noi lo abbiamo visitato in anteprima con Luana Mazza. È l'odore dei colori, dei solventi che colpisce. Si mescola alla sensazione di entrare di nascosto, come da bambini, in un luogo segreto, quasi che attraversando lo studio di Carlo Mattioli a Parma noi invadessimo il suo privato. La foto della nipote Anna, i suoi disegni di bambina, l'autoritratto con lei in braccio, sono lì a ricordarci che questo non è solo lo studio di un grande pittore del Novecento, ma uno spazio intimo, il luogo dell'ispirazione, il suo universo nascosto. Da piccolina sbordacciavo accanto al suo cavalletto mentre lui lavorava. L'innocenza della bambina gli consentiva di lavorare nonostante la mia presenza. Tutto è rimasto com'era, i pennelli sul tavolo, il cavalletto in attesa della tela, i barattoli aperti, la giacca acchiazzata di colori, il riflesso di una tavolozza, diceva il poeta Vittorio Sereni. La famiglia di Carlo Mattioli ha deciso di aprire lo studio del pittore alla città. Un pezzo del nostro cuore che è sempre stato chiuso, aperto solo ai veri amici che sono stati i grandi intellettuali del Novecento, scrittori, poeti, artisti, registi, che entravano quando decideva lui e quando lui apriva il portone del palazzo. Uno studio nel cuore di Parma che l'artista amò enormemente e alla quale donò un cospicuo numero di opere. Parma ha avuto una grandissima donazione all'Uxac dell'Università di Parma e poi molte opere sono state donate alla Galleria Nazionale di Parma e molte chiese sono state arredate con opere assolutamente donate. Dal 20 marzo le stanze dello studio a pian terreno di Palazzo Smeraldi saranno visitabili su prenotazione. Diventeranno spazi di incontro e confronto sulla cultura del Novecento. La neonata Fondazione Mattioli pubblicherà inoltre il catalogo di tutte le opere dell'artista insieme ad un'antologia critica. Lo sport con il calcio posticipo.